Benvenuti su Ultimissima, il programma Pomeriggio 5 prosegue la sua trasmissione, nonostante numerosi ostacoli e controversie che stanno attirando l'attenzione del pubblico. Nell'ultima puntata si è verificato un avvenimento che sta rapidamente diffondendosi in rete e coinvolge Barbara D'Urso e Vittorio Sgarbi. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Vittorio Sgarbi è stato invitato da Mirta Merlino, la nuova conduttrice, per discutere di alcuni argomenti legati alla seconda parte del programma, quella dal tono più leggero. In linea con la sua consueta franchezza, l'esperto d'arte ha fatto trapelare alcune informazioni in modo un po' troppo disinvolto. Nel corso della trasmissione, Vittorio Sgarbi ha fatto riferimento a Barbara D'Urso durante la diretta. Come di consueto, Sgarbi ha partecipato alla discussione con il suo stile tagliente. Tuttavia, in un momento di distrazione, ha rivelato un'indiscrezione. In particolare, mentre Mirta stava per presentare un servizio, Sgarbi ha iniziato a parlare in modo informale con i suoi colleghi e ha fatto un commento riguardante Barbara D'Urso. Per essere precisi, ha menzionato che un noto politico fiorentino sarebbe stato amante della D'Urso. In quel momento, la regia ha cercato in ogni modo di porre rimedio alla situazione. Nello specifico, è stato rapidamente mandato in onda il servizio programmato, impedendo all'opinionista di rivelare ulteriori dettagli compromettenti. Nonostante gli sforzi della regia nel cercare di nascondere la questione e l'apparente indifferenza degli ospiti presenti in studio, il pubblico di Pomeriggio 5 ha chiaramente percepito la dichiarazione di Sgarbi riguardo a Barbara D'Urso. Tuttavia è rapidamente diventato virale il video contenente questo estratto. Molti non hanno potuto fare a meno di commentare il fatto che il nome di Barbara è stato menzionato per la seconda volta in sole due puntate. Pare che, nonostante non conduca più il suo programma pomeridiano, Barbara D'Urso sia sempre e comunque presente. La stessa D'Urso non ha rilasciato alcun commento in merito. E voi cosa pensate di quanto accaduto? Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.